La decisione della Corte d'Appello federale, che di fatto riporta la Vibonese in Serie C, è il riconoscimento della correttezza della società rossoblù. La riammissione in Serie C è la vittoria dell'onestà, è il trionfo del rispetto delle regole, è la fine dei furbetti e dei troppi imbroglioni che da sempre hanno pascolato abusivamente nel mondo del calcio. La squadra di Campilongo ha preso subito la notizia quando ancora stava giocando l'amichevole infrasettimanale alla Mezze Terme contro la Mantea per la cronaca vinta 3-1. Grande l'esultanza dei giocatori che al rientro in città sono stati accolti da un nutrito gruppo di tifosi festanti. Raggiante il presidente Pippo Caffo, che ancora a Roma ha promesso di costruire una squadra all'altezza della situazione, perché l'obiettivo è quello di non soffrire più. Per il direttore generale Danilo Beccheria, quanto accaduto è soltanto un atto di giustizia, nulla di più. La riammissione in Serie C, ha aggiunto, è un premio per tutti noi, per i tifosi, per quei calciatori che hanno accettato la Vibonese a prescindere dalla categoria, hanno sposato il progetto ed è anche per loro che sono contento. Viva soddisfazione è stata espressa dal sindaco Elio Costa a titolo personale e a nome di tutta l'amministrazione comunale. Per il sindaco la vittoria giudiziaria della Vibonese è di fatto il riscatto di un'intera comunità che si riconosce nei migliori valori che lo sport sa esprimere, quelli dell'impegno, del sacrificio, dello spirito di aggregazione, di coesione, di partecipazione per raggiungere obiettivi comuni di eccellenza in cui si crede e per cui lealmente si combatte. Comunque, al di là del legittimo entusiasmo, rimane da segnalare ancora una volta l'atteggiamento contraddittorio della Lega. Infatti, se da un lato il presidente Gabriele Gravina dichiara che la sentenza sulla Vibonese è da accettare, dall'altro non nega forte stupore. Poi si fa sapere che la Lega Pro impugnerà di fronte al Collegio di Garanzia del CONI la sentenza che ha riammesso la Vibonese in Serie C. Ecco quanto ha dichiarato in proposito il presidente della Lega Pro Gravina all'emittente televisiva Rete 8. Il compito della federazione non è un problema della Lega, anche se poi la Lega probabilmente di riflesso dovrà subirne le conseguenze, io mi auguro di no. Diciamo che è un periodo in cui a quanto pare il diritto della nostra giustizia sportiva è abbastanza flessibile, usiamo questo eufemismo, e quindi questo ha lasciato un po' in tutti noi un po' di stupore, però ecco, Dobbiamo cominciarci ad abituare, evidentemente. Soprattutto perché è arrivata qualche ora dopo la stesura ufficiale dei calendari. Sì, infatti io ho spiegato ad alcuni amici che adesso dobbiamo un po' fermarci con i calendari, perché ogni volta che c'è una giornata con i calendari viene ammessa una squadra, quindi per la verità abbiamo ancora due vuoti, ammesso che la Vibonese venga riammessa, per cui dobbiamo veramente accelerare i tempi. A questo punto il campionato comunque inizierà regolarmente con la Vibonese che sarà inserita nella casella riposo. La sicula Leonzio, quindi, che alla prima avrebbe dovuto riposare, giocherà contro il rossoblù, ma in una data ancora da decidere, visto che la Lega Pro al momento non considera la presenza della Vibonese fino alla sentenza d'appello. Intanto il campionato di Serie C inizia ufficialmente già questa domenica. Per la Vibonese vale ancora quanto dichiarato dal presidente Caffo: quando giocheremo, si è chiesto il patrono rossoblù, aspettiamo notizie dagli organi competenti. Noi siamo pronti. Sul campo del Luigi Lazza oggi si respira un'aria nuova, più serena e rilassata. Mister e giocatori hanno svolto il loro lavoro come se nulla fosse cambiato, ma con un animo diverso, anche se Campilongo preferisce non sbilanciarsi. Fin quando non c'è l'ufficialità completa, io sono sempre vado un po' con i piedi di piombo su certe situazioni. Certo, la contentezza è tanta e questo sicuramente va dato merito e va dato veramente qualcosa di straordinario al nostro presidente, insieme a Beccaria, presidente Caffo e Beccaria, che hanno fatto veramente qualcosa di grande. Se lo meritavano per quello che abbiamo fatto la fine del campionato l'anno scorso, per come è gestita questa società, perché veramente è una società modello, una società in cui non possono dire niente di niente di questa società, perché è una società veramente che in questa categoria è difficile trovarla. La squadra a questo punto è pronta per affrontare questa sfida? Ma diciamo che noi, anche se eravamo in D, però sicuramente stavamo costruendo una squadra per giocarcela alla fine con quelle 3-4 squadre che partono per vincere il campionato di D. Naturalmente adesso con questa notizia viene un po' capovolto un po' anche il discorso degli under, dei giovani, e quindi ci sono tanti giovani che sicuramente poi
li manderemo a giocare, perché poi alla fine questo è un campionato duro, difficile, dove abbiamo bisogno di gente di categoria, e quindi lì bisogna incominciare a guardare al futuro su questo. Quali sono le squadre con le quali ve le andrete a giocare quest'anno? Ma adesso non lo so, noi sicuramente adesso partiremo un attimino con un po' il freno a mano tirato, ma questo è normale, perché siamo partiti un po' in ritardo rispetto alle altre squadre, ma questo non ci deve far mettere assolutamente paura. Credo che le squadre noi ce le andremo a giocare con tutte, poi alla fine voglio dire comunque noi ce la giocheremo con le squadre che non hanno ambizioni di vertice, perché poi ci sono squadre importanti come Catania, Lecce, Casertana, sono tante squadre insomma che lottano, Matera, che lottano per qualcosa di importante, e noi ce l'andremo a giocare con quelle squadre che faranno parte della seconda fascia. Catanzaro, Rende, ma lui, ma guarda, io non faccio nomi, perché poi alla fine una di queste squadre magari poi si trova come il Francavilla l'anno scorso e la Virtus che si trova a fare i playoff, no? E c'è sempre poi la sorpresa del campionato. Io credo che questo è un campionato difficile, un campionato dove va giocato partita dopo partita, ci deve essere grande spirito di sacrificio, deve essere una coerenza con tutti, perché poi la coesione è importante tra tifoseria, città, società, squadra. Questa è la base dei risultati. Ieri sera c'era tanta gente, un appello ai tifosi? Guarda, io dico soltanto speriamo, ecco, lo dico con grande sincerità, io che ci ho sempre creduto, come ci ha creduto la società, che sono qui dal 24 luglio, qualsiasi era la categoria, spero che ci siano alla prima partita che faremo in casa le persone che erano con la partita col Catanzaro nella partita di ritorno, quello mi aspetto, un campo così sempre pieno, perché questa città, perché questa società se lo merita. Adesso spero che si farà la corsa, quando sarà tutto definito, la corsa all'abbonamento, per dare veramente una grande soddisfazione.